Andiamo ora in Valtrompia perché martedì ricorre il primo anniversario della scomparsa del grande tenore Giacinto Prandelli. Aveva 96 anni ed era celebre in tutto il mondo. Lumezzane rende così omaggio ad uno dei suoi figli più illustri con un concerto al Teatro Odeon. O dolce incanto, ovvero un concerto lirico ad un anno esatto dalla sua scomparsa, dedicato al grande tenore Giacinto Prandelli. Una sorta di riscatto per il Lumezzane nei confronti di uno dei suoi figli più illustri. Ancora oggi il nome di Giacinto Prandelli resta uno dei più amati tra gli addetti ai lavori. La natia Valgoppia gli rende omaggio con un concerto nel Teatro Odeon, martedì 14 giugno alle 20.45. L'evento è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lumezzane ed è inserito nell'ambito della rassegna Odeon Classic, in collaborazione con Rotary Club Valtrompia. La direzione artistica è affidata a Roberta Pedrotti. Un tenore, un uomo che da Lumezzane ha portato l'arte in tutto il mondo, che viene tuttora ricordato con grandissimo amore da tutti gli appassionati d'opera e da tutti coloro che l'hanno sentito dal vivo o anche solo in registrazione, per le sue grandissime doti di interprete, di musicista, di uomo di musica, di teatro e di arte veramente a tutto tondo. Ed è un grandissimo piacere, anche in una ricorrenza triste come quella dell'anniversario della sua scomparsa, Lumezzane possa ricordarlo. Una serata di musica insieme, nella quale ascolteremo la voce di Prandelli come cantante, come uomo in intervista, e delle voci di giovani artisti selezionati da tutto il mondo, da un soprano lituano fino a un baritono bresciano, per tutti insieme per celebrare Prandelli, il suo repertorio e l'eredità che ci ha lasciato come artista e come persona.